incalzante e aggressivo, esagitato e apocalittico. Colleghi nonni, che sognavamo di vederli una volta ogni tanto, irrequieti nipotini, ce li vedremo spediti per pacco postale dal giudice a casa. Colleghi nonni, che sognavamo di vederli una volta ogni tanto, irrequieti nipotini, ce li vedremo spediti per pacco postale dal giudice a casa, questi nipotini. Certamente le parole che ha detto il grande statista Mentore Fanfani, zio del nostro sindaco, lo ripetiamo all'infinito, no, non vogliamo che siano vere. Però quello che è successo durante il Giardino delle Idee estate 2011, a Giardino Pensili della provincia, in occasione della serata di Margherita Hack, è stata una cosa veramente brutta. Brutta, e qui c'è una premessa molto importante. La contestazione è giusto che ci sia, ma non deve essere una contestazione di quelle così violente. E per la prima volta abbiamo assistito veramente a una contestazione molto forte, una contestazione che a un certo punto sinceramente ci ha un po' anche disgustato, perché stava... La contestazione ovviamente era per il sindaco Giuseppe Fanfani, che è arrivato leggermente in ritardo. E come tutti ormai sanno, il piccolo giardino Pensile può contenere fino a 400 persone al massimo, non di più. Ce n'erano 1000, quindi erano molti quelli che erano fuori. Poi la maleducazione di chi, quando è gratis, si presenta è incredibile. Non voglio dire che non c'era la necessità di dire qualcosa al sindaco, ma io ho visto proprio un signore che gli ha detto quello che forse avrei detto anch'io, se fossi stato fra il pubblico. Perché non avere concesso, per esempio, in forma gratuita, come ha fatto la provincia, l'anfiteatro romano, che si sapeva benissimo che sarebbe stato una cosa migliore, avrebbe potuto accogliere più persone, specialmente con un personaggio come Margherita Hack, che accumula dai bambini agli anziani. E così è stato. Bene, questo signore gli ha detto che l'anfiteatro romano, danno gratis a una manifestazione con genere di idee, non ci sarebbe stato nulla di male. La verità dei fatti, come al solito, trasformata in un successo del sindaco Fanfani, che ha ceduto il posto, no, non ha ceduto assolutamente nulla. Anzi, gli è stato impedito fisicamente di entrare al Giardino delle Idee, nonostante che ovviamente gli organizzatori, di cui faccio parte anch'io, abbiano cercato in tutti i modi di farlo entrare. Abbiamo ben compreso che quei pochi esagitati, perché erano centinaia le persone, erano qualche decina, non di più, coloro che se l'erano presa con il sindaco. Però ecco, è molto importante capire una cosa, capire che il sindaco non può tutte le volte che gli accade qualcosa o che viene contestato trasformare un episodio, fra l'altro, che secondo me, se voleva, l'aiutavamo anche noi a amplificarlo, che non deve avvenire, perché ripeto, una contestazione molto stupida, una contestazione molto brutta, però trasformarla in uno che sembrava avesse lasciato il posto, no? Mettersi in posa quando arriva il fotografo abbracciando la moglie, no? E poi, caro sindaco Fanfani, o caro Beppino, come preferisci, quando è finito lo spettacolo si va a salutare l'artista. Cosa che non è stata fatta da Beppino e nemmeno dal sindaco Giuseppe Fanfani, nemmeno il giorno dopo, quando c'era personaggio del calibro di Stefano Rotodà, senza togliere nulla alla giornalista di economia Nunzia Penelope. Ecco, è triste vedere che il sindaco si muove solo se ha gli amici, le media intorno, se ha le fotografi, se ha la cinepresa, e non riesce a comprendere che sarebbe stato molto bello il suo gesto anche nei confronti di tutti i volontari, degli organizzatori, di tutta la città, andare prima a ringraziare Margherita Hack per la sua cortese visita ad Arezzo, e poi il giorno dopo dimostrare interesse, affetto verso una manifestazione che nell'estate ha lasciato sicuramente il segno. Questa è la realtà dei fatti. Ci dispiace per i colleghi dei media locali, purtroppo conosciamo bene com'è il sistema, per cui se non stai sotto il sistema non mangi, buon appetito. Io preferisco saltare pasti e dirvi la realtà dei fatti. Il sindaco, ricordatelo bene, non ha lasciato nulla.
gli è stato impedito fisicamente di entrare e sedersi, perché evidentemente c'è molta rabbia per quello che è successo in città, un'estate aretina completamente da dimenticare. Quindi grazie ancora a Roberto Fiorini, a tutti i volontari e grazie agli 8 attori che hanno voluto così scegliere nell'estate Arezzo come sede di presentazione di Rulli Primi. Grazie ancora. E non ce ne voglia la Emi, a cui vogliamo veramente dare tutti i suoi legali diritti, ma noi vogliamo utilizzare le parole del grande Vasco Rossi, perché noi sempre e comunque ci riconosciamo esattamente nella parola della sua voce. Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Noi siamo liberi, liberi.